Ah, Sbrisa, non capisci? Non puoi uscire da qui. Perché Prof, apra la dobbiamo porta! Prof, stare vicini. apra la porta! Ma sto bene! Sto bene! Non vedo più in quella maniera come tempo fa! Sciabolette, che fortuna! Oh mio Dio, pensavo di essere spacciato! Ma che diavolo! Ma che cosa? Ok, non so se essere più spaventato del fatto che riesco a vedere gli alberi in questa maniera. La terra perché è gialla? Oppure perché semplicemente ci sono delle guardie, dei poliziotti tutti messi con le tute a cercare a setacciare la zona. Sciabolette, questa posta non mi piace, non mi sta piacendo. Mi sa che ci stanno trovando, ci vogliono cercare. Mio Dio. No, 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 glielo devo andare a dire a tutti. Se non l'hanno già catturati, oppure siamo sotto assedio. Non ho capito ancora come si gioca. Ma Dai, dovremmo che spendere un cosa sacco sei di tempo prima? qui. Ma come Ragazzi, stai ragazzi, porca miseria, ma cioè, ve ne state ehi. rendendo. Aspetta, non sono l'unico che sta guardando, cioè che vede l'erba gialla così, giusto? Tutto giallo? No, ma Ah, che? ok. È tutto normale. Mentre non sono l'unico a sapere che ci sono delle guardie che ci stanno setacciando, vero? No, ma abbiamo barricato No. tutto, insomma. No, non Appunto, hai non possono capito, ci entrare. sono delle guardie che ci stanno setacciando, cioè che ci stanno cercando al di fuori. Lo Ma sapevate come delle questa cosa? guardie? Sì, delle guardie con le tute gialle. Ma come sono È tutto arrivati? giallo, forse non li ho visti. Abbiamo già Porca avuto troppo miseria, tempo. Violet, vieni a vedere che tu neanche hai messo le Arrivo. barricate. Venite a vedere. Porca miseria, ragazzi, ma mi devo svegliare io dalla morte? Per vedere queste Con la cose? morale, ma Mio non Dio, un po' svegli, esagerare. guardate. Ma quelli? Da dove sono usciti? E non lo Ok. so, Ah, ma mio probabilmente ci Dio. stanno cercando, ragazzi. Non possiamo starcene qua con le mani in Lo mano. sanno Dobbiamo fare tutti? qualcosa. Dovremmo Va avvisare, bene. secondo voi? Non Ma so, certo, è non lo rimasto so. qualcuno oltre a Allora, noi. beh, sì, sicuramente. Tranne se non ve le siete mangiati vivi mentre stavo dormendo. No, Porca comunque ne prendo le miseria. carte. Allora, Meg, non aprite, sto giocando a CSGO. Molto seria questa motivazione. Ok, Ok, quindi va andiamo bene. da Ivy. Ivy sicuramente. No, Ivy non credo proprio che sto giocando, non è entrato VIP. Oh, che cavolo, ma tutti che Oh, che ci giocano? credo, questo io. Vabbè, E ci stiamo ho divertendo, dai. capito l'hashtag io mi diverto a casa. Però, porca miseria, se ci sono delle guardie che ci stanno setacciando al di fuori della nostra zona di comfort, come possiamo fare? Mica possiamo starcene qua ad aspettare che ci prevengano a prendere, anche perché non Perché non sappiamo andate voi le fuori e io rimango qui? Non lo so. Come? Che significa? Non devi venire a vedere Qui al con noi quello sicuro, che stiamo dico. facendo. E Non devo ma rischiare la che vita. stai dicendo, Ma che Violet? dici? Tu Non vieni rischierai con la noi. vita, vai. Ecco. Violet, devi venire con noi. Violet, vieni. Vieni da questa parte. Dobbiamo andare a vedere che cosa cavolo c'è da quella parte, ragazzi. Sì. Ho capito, ma io Allora, non mi non fatevi avvicino vedere. troppo, Non ok? fatevi. No. Ok, va bene. Ma non fatevi Calmiamo, vedere, ok? Esatto, non fatevi vedere. Porca miseria, sono vicinissime. Sono 3 secondi di distanza, vi giuro. piano. Oh cavolo, li vedo. Sono lì in fondo, porca miseria, ma sono tipo qualche 5-6. Guardate come sono. Cioè, sembra che tipo, non lo so, stiano prendendo dei campioni. Oppure stanno con dei metal detector a setacciare la zona. Metal detector che cercano loro, non ho capito. No, cercano. Ma no, vabbè, metal detector, insomma, le cose per vedere se ci sono delle radiazioni. Non so come si Ah, chiamano, ok? Non sono del ma perché la porta è settore. bloccata là? La porta da calcio? La porta? È Non lo so. È bloccata. per colpa di Senza, appunto, si staranno domandando, ma per quale motivo hanno barricato una porta da calcio? Ma tu non lo Porca stai miseria. guardando? Ascoltatemi, l'importante è che non sanno che noi siamo qua e anzi dovremmo ritornare all'interno dei nostri dormitori perché potrebbero vederci Appunto. attraverso le foglie. Io non faccio storie, io rimango dentro, assicuro. Sono troppo importante per andare lì fuori. Sì, ok, però porca miseria, dobbiamo fare qualcosa, ragazzi, E che perché vuoi fare? dobbiamo sperare principalmente che non ci sia nessuno che effettivamente che ci venga a prendere, zio Crucco. Come facciamo? Cioè. Dobbiamo stare attenti perché non credo che tipo non vengano a vedere qua, ok? Cos'è stato Vabbè, questo non suono? facciamo Che rumore. suono? Ho sentito delle foglie rompersi. Le foglie rompersi, Cos'è stato questo suono, ragazzi? Non ho sentito Ragazzi, niente. ragazzi, ci sono lì! Cosa? Sono entrati, sono Che? entrati! Oh, Hanno mamma rotto mia, la. ma Hanno cosa? rotto. Dove? Arron... Sì, Oddio, l'ho sono. visto! Ragazzi, stanno entrando. Sono qua. Porca miseria, dobbiamo andarci a nascondere da qualche Oh parte. mio Dio, Stanno accendendo tutte le stanze. mangiamoci! Sì, zitti! Stanno entrando, volete capirlo? Shh. Facciamo! Zitti un attimo. Porca miseria, dovete togliere le carte. Guarda, lì, sono là, sono là, sono là. Cosa? Sono là. Oddio, Ok, stai aspetta. entrando! Ah, cavolo, Attenti, cavolo! attenti, attenti. Ok, sono lì sotto. Ascolta, dobbiamo andarci a nascondere. Non abbiamo tempo per i bimbi. Mi sa che la cattureranno. Noi nascondiamoci. Venite, Ma venite da questa parte. poi! Nascondatevi. Porca miseria, cosa è successo? Oh. Ok, nascondetevi. Nascondetevi dentro. Sbrigatevi, Dai, gliela ragazzi. Ecco. conosci! Dimmi, cavolo! Oh, Dio. Oh, Shh. mia vita!
Ok, che uno se n'è andato. Ok, ragazzi, uscite. Ok. Un tizio se n'è andato, però non ho visto l'altro. Non so dove è andato l'altro. Come non lo so dove è andato? No, non so dove è andato. Non so dove è andato. Andiamo a chiamare. Cos'è stato? Oh mio Dio. Dio. Non lo so. Ma che cos'è stato? La porta di Ivy è aperta. È aperta. Ivy! Non permettere mai più a interrompere il game di LOL, hai capito? Ivy, porca miseria, ma cos'hai fatto? Hai inteso un tizio! Meno male che l'hai stordito. Ma tu sei stupida, Ivy, ma sai chi è questo qua? Lo sai chi è? Uno che mi ha interrotto la partita di LOL. Sciamolette, guardalo in faccia, la sua maschera. È un tizio, uno della scientifica. Potremmo metterci nei guai, anche se siamo già nei guai. Ma meno male, avrebbe potuto ammazzarla. No, tranquilla, ci penso prima io a farlo. Sì, però adesso dobbiamo portare il cadavere o il corpo, insomma. No, perdiamo tempo, io dovevo finire il game di LOL. Appena si sveglia gli do un altro colpo, non ti preoccupare, Sbrisa. Cosa? Che significa? No, aspetta, non possiamo mica lasciartelo, Ivy. No, vai, tranquillo, fuori, ragazzi. Ivy, ma non puoi tenerlo come animale domestico. Porca miseria. Sì, è fighissimo. Ma, oh mio Dio. Eh sì che è pazza, sciabolette. Non lo so. Ma noi... Dobbiamo andare a controllare se effettivamente ci sono le porte tutte chiuse. Avete chiuso dappertutto voi, no? Nel senso che è tutto barricato. Siamo sicuri, giusto? Queste finestre sì, la mia stanza è barricata. Forse bisogna... Ma chiudete sotto che hanno perso le guardie, le cose strane. La mia stanza... Ragazzi! Professoressa! Professoressa! Gianni! Sì. Ma che diavolo? Oh mio Dio! Ragazzi, state tutti bene? Ma sì, siamo bene, ma lei che cosa ci fa qua? Non mi dica che sta con la scientifica! Ovvio che no, sto scappando da loro! Ah, ok, ho capito! Porca miseria, ma come ho fatto ad arrivare fin qua e non farsi vedere? Devo dire che ho fatto il giro largo. Ah, ok, sciabolette. Ok. Va bene. Quindi si è salvata, l'hanno vista. No, non mi hanno vista, grazie al cielo. Vabbè, di conseguenza, professoressa, guardi, c'è la sua camera ancora libera, quindi... Tutte le camere sono libere, in realtà, per lo più, e questo è il problema. È che non c'è nessuno, siamo rimasti noi, ma perché lei non se n'è andata a casa? Perché avevo del lavoro in più da fare, il lavoro extra di pomeriggio, no? Ma che significa, prof? Ma è da due giorni che ci sono le emergenze, lei pensa a fare questo? Dobbiamo stare a casa! Comunque... Oh mio Dio... Ascoltate una cosa, sotto il mio letto ci sono delle istruzioni. Aspetta, quale vado a prendere? Sotto il suo letto? Istruzioni. Quali istruzioni, professoressa? Che letto? Aspetta, ce n'è solo un pezzo. Sono le istruzioni per riuscire a sopravvivere a questa cosa, ok? Quelli di fuori, praticamente, non so, non me lo ricordo, l'avevo scritto, devo cercare l'altro pezzo. Ma quale altro pezzo, prof? Ma noi non sappiamo nulla. E che cosa c'è scritto? Magari non lo so, dovrebbe vedere nelle altre classi. Come non è completo? Dove lo troviamo l'altro pezzo? Cioè, praticamente queste sono delle... queste cose che sta lei cercando sono cioè, sono una lista di quello che non bisogna fare durante l'epidemia? Esatto. Ah, cavolo. Ciò che si deve fare. Ah, porca miseria. Cioè, ciò che si deve fare e ciò che non si deve fare. Ok, ho capito bene. E non lo sappiamo. Non lo so. Luco, ce l'hai tu? Te lo sei mangiato? Cosa? Ti sei mangiato tu il pezzo della prof? Ma non mangio la carta. È più probabile che se la mangi senza a questo punto. In effetti ragazzi, avete ragione. Per le stanze, no, qua non c'è niente. No, niente. Mio Dio, ma ci sono un sacco di stanze in questo dormitorio. Vediamo nel... Ho trovato della carne. Ok. Ragazzi, ascoltate. Se trovate qualcosa, ditelo, ok, alla prof. No, qua non c'è niente. Oppure, prof, se lei trova qualcosa... Trovato. Ok, come l'ho detto, la professoressa è molto più intelligente anche nel cercare le cose. Ok, prof. Ok. Allora. Quindi ha unito i pezzi di Java. Ottimo, perfetto. Che cosa c'è scritto? Esatto. Allora, per prima cosa, dobbiamo lavarci le mani. Quindi il primo a cui dirlo è Assenso, che non si lava da mesi, ok? Ok. Tutti i tipi di batteri, lui. Vabbè, in ogni caso si è barricato in casa, cioè in camera sua, non siamo a posto. E poi dobbiamo stare a un metro di distanza, tranne io e Freezer, perché possiamo stare molto in vicino. Che significa? Dobbiamo stare... No, aspetti, prof, non ha alcun senso. Non ha alcun senso questa...
Tranne Sbreezer e la professoressa Jenny Smith. Professoressa Jenny Smith, ma che significa? Cioè, tutti quanti dobbiamo stare l'uno dall'altro distanti almeno un metro. Ma no, guarda, qua c'è scritto addirittura di stare ancora più vicini del solito. Mi puzza questa cosa. No, 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 prof, qua non o siamo noi siero e quindi praticamente dobbiamo prendere noi la medicina dalle nostre vene, oppure praticamente qua c'è un problema e ha scritto fa... Io che cosa ci posso fare? C'è scritto così. No, prof, ascoltami, ascolti un attimo questa cosa. Non credo che sia giusto. Ragazzi, voi che cosa ne pensate di questa cosa che sta dicendo? Non è giusto. Voglio essere anche vicino. Sembra tanto una fake. Non sono giusti nemmeno i vostri due sulle pazzelle, credo. Beh, no? Finito di leggere? Ma lei non è la mia professoressa. Beh, come è lei? Ah, vero, in effetti è giusto. Vabbè, Elox è l'unico salvo, però Violet e Crucco sono poverini, prof. Cioè, non possiamo. Non so, però c'è scritto così. Che ci posso fare? Va bene, va bene. Allora io di passo me ne sto lontano da voi almeno un metro. Che cosa devo c'è? Devo parlarti. Come? Mi devi sì, parlare? Delle linee guida, devo parlarti. Ah, ok. Prof, un attimo solo, arrivo. Mm-hmm. Poi staremo vicino. Ma cavolo, non è questa la camera tua. Lo so, Violet, che non è camera mia, ma ok, dimmi. Che cosa? Cos'è fa? Questa storia adesso? Quale storia? Come quale storia? Quella con la prof. La storia di nuovo con te. Ma mica è colpa mia. Ma mica è colpa mia. Allora, il 2 non lo so, la prof è pazza. Ma punto 2, ok. Il fatto è che non lo so per quale motivo si comporta così con me. Hai capito? Cioè, si è inventato una balla giusto per stare più vicino a me. E quindi tu stai più vicino a lei adesso? No, no. Che farai? No, no. Ma se lei sta vicino a me, mica è colpa mia. Io tenterò in tutti i modi di andarmene fuori, cioè, lontano da lei. Ma poi un attimo solo, scusami un attimo. Poi, non ti sembra strano che la prof, anziché starsene a casa come tutti quanti, sia venuta qua nei dormitori con tutte quelle persone che stavano lì in mezzo? Lo so, non è giusto. Qualcuno è una cosa assurda, no? La polizia o qualcosa del genere. Comunque, non starle vicino. Breezer? Salve. Sì, prof. Allora, ho fatto una piccola cosa. Visto che adesso dobbiamo stare molto vicini, ho messo un letto matrimoniale nella tua stanza. Cosa? Aspetti, cosa è? Ma dove? Da dove? Ma poi... seguimi. Ma scusi, ma dove l'ha preso un letto matrimoniale? Dormi in letto, sei morto per me. C'era nel magazzino qua accanto e quindi ne ho approfittato. Ma come che nei magazzini ci sono letti matrimoniali? Ma poi come ha fatto a far entrare un letto matrimoniale qua? Ma che diavolo! Va bene anche blu come il mio colore preferito? Ma come fa? Sì, perché sapevo che ti piaceva, quindi l'ho messo blu. Violet, aspetta! Porca miseria. Voi che cosa ci fate qua? Basta, non seguiteci, è vera verità che dobbiamo stare insieme perché altrimenti soffriamo di solitudine in questa situazione bellissima. Oh mio Dio, come sei invidio? Pure tu, sì, però no, io non mi frega niente. Non riesco ancora a capacitarmi di come ha fatto Lux il matrimoniale qui dentro. Ma appunto, neanche io riesco a capacitare. Buona fortuna! Porca miseria. No, prof, ascolti un attimo. Non possiamo stare così tanto vicini. È proprio una regola di base. Distanti un metro di distanza l'uno dall'altro. Qua non c'è scritto così. Prof, ascolti, non possiamo fare questa cosa, ok? Perché non ha alcun senso. È proprio rovina tutte le basi della medicina. Quindi, io devo andare a parlare con la mia amica Violet, se permette. Quindi un attimo solo, mi faccio un attimo uscire da qui. Prof, apra la porta. Ah, Sbreezer, non capisci? Non puoi uscire da qui. Prof, apra la porta. Dobbiamo stare vicini. Prof, apra la porta!